Della sua immensa e lunghissima carriera, che cosa ricorda più volentieri? Quali sono i momenti cruciali che, ripensando un po' indietro, hanno veramente segnato la sua anima e la sua esperienza? Ho sempre lavorato con un grande impegno, un grande rigore, e quando ho vinto il premio nel 1963 alla Biennale di San Paolo, è stato un momento di grande soddisfazione per me perché mi ha dato un impulso maggiore per continuare a lavorare. Poi, via via, da allora devo dire che ho sempre, con il fardello dei premi, la vita diventa ancora più complessa perché si ha la consapevolezza, di non commettere nessun cedimento e quindi il rigore assoluto che mi accompagna sempre nel fare il lavoro. Che consiglio può dare a un giovane, del mondo di oggi? Lei così attento anche nelle sue opere a guardarsi nel mondo intorno? Ecco, prima di tutto di leggere, di studiare, non fermarsi solo a delle letture come romanzi, eccetera, ma leggere libri di filosofia, anche se all'inizio è faticoso. Oppure scienziati che hanno la consapevolezza che nella ricerca si può sbagliare. C'è una guerra, si è creata una guerra che la sbadatezza, la non riflessione dell'uomo provocata dai media che sono attaccati alle campagne di stampa di tipo pubblicitario, per cui la cultura viene già messa in crisi perché occorre la spettacolarità e nella cultura non si può avere la spettacolarità, bensì il rigore.